Poi fre. Oh, sei aperto acceso un bicchiere di vino al volo, giù casino. Sei aperto al volo, dai, al volo, via. Te lo metto nel video questo, che sto registrando, quindi. Veramente un lavoro incredibile da parte dei ragazzi dell'SD Downhill Dirt. È Downhill? Dirt? Dirt? Sì, sì, sicuro. Un impeccabile lavoro su tutti i trail, bellissimi tutti, bel gruppo. E ci siamo divertiti come pazzi, veramente una scoperta, perché Cingoli non ci sono mai venuto e probabilmente ci verremo molto più spesso. Questa è una figata, senti un bello. eccolo! È una bella realtà, parecchie bici, parecchia gente in bici, percorsi bellissimi anche in salita. Divertentissimi, single track, discese da impegnative a non impegnative, molto 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 bello. E ovviamente con la Mondraker, la Crafty RRSL Custom, e ci siamo veramente divertiti. Vediamo un po' com'è. Marco, aspetta un attimo solo. Marco! Dai, non mi do un cazzo, se no. Occhio, arrivano tanti. Bel pacco, ho sentito. Ha,
discesa più divertente che abbiamo visto oggi è la Nastro Azzurro, che è forse quella un po' più lunga di tutti e veramente tirata a lucido, non c'è un rametto fuori posto. L'ultima discesa è la più tecnica di tutti, è l'ultima discesa che si fa, si arriva belli carichi dopo parecchio divertimento e merita veramente. Aspetta, a me, bravo. Vai, almeno vedi quello che è. No, lo vedo io. Ah, lo vedi tu, capito? No, mettigela una curva. Allora, quando ti urlo muro, c'è il muro. Dentro o di là? Bello, se ne è alluppiato. Mi sa che ha sbagliato strada, Roberto. Che era butta via le pasticche, oh! Bello, eh? Bisogna stare attenti su un paio di pezzettini, ma i ragazzi qui della Downhill Dirt sono fenomenali, descrivono il percorso prima di iniziarlo, veramente bello bello bello. Un sacco grazie a tutti questi ragazzi che si mettono a valorizzare un territorio. Questo è valorizzare il territorio. Con le biciclette riusciamo a girare dei posti bellissimi e se c'è gente che si prende cura è solamente da incentivare. Grazie a tutti i ragazzi della Downhill Dirt e grazie a tutti i ragazzi di Cingoli, grazie a tutti quelli che si prendono cura comunque dei sentieri che si
perdono tempo, fatica, lavoro. E mi raccomando, iscrivetevi al canale e cerchiamo di andare a scoprire nuovi posti prossimamente. Ciao!